Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Allora, sono esattamente le 4:44 del mattino e io non riuscivo a dormire. Vi starete chiedendo il motivo, magari, se siete qui a vedere questo video, probabilmente vi siete fatti qualche domanda, anche dal titolo che poi magari metterò sotto questo video. Oggi io voglio parlare con tutti voi. Ho bisogno di sfogare alcune emozioni, ho bisogno di parlare seriamente perché ci sono delle cose che mi hanno ferito, delle cose che non mi hanno fatto dormire, a cui ripenso da qualche giorno e vi dico la verità, non è stato facile per me fare questo video perché esternare determinate cose in un periodo come questo della mia vita in cui ho altri problemi personali, perché ragazzi, come ben sapete, noi youtuber, noi creator, non abbiamo solo questa di vita, abbiamo anche una vita privata a cui dobbiamo far fronte. Ora, io non sto qui ad elencarvi i problemi della mia vita privata, perché altrimenti questo video durerebbe 2 giorni. Però vi voglio parlare di un problema che invece mi affligge già da qualche mese barra anno, perché parliamo di almeno 2 anni. Allora, parto dal presupposto che veramente non ho uno schema, ragazzi. Tutto quello che vi sto dicendo ve lo dico col cuore perché ho bisogno di essere ascoltato. Come al solito, se cercate un video divertente, come quelli che magari vedete sul mio canale, cambiate video perché questo non è il video giusto. Se invece avete voglia di ascoltarmi, vi prego, fatelo fino alla fine. Prima di scrivere qualunque commento, di pensare qualunque cosa, ascoltatemi parola per parola. Partiamo dal fatto che sono mesi, come dicevo prima, che ripenso sempre a tutti i commenti, alla mia carriera e al mio percorso che ho fatto qui su YouTube. Come ben sapete, io sono uno youtuber abbastanza longevo, faccio video dal 2014, ma questo, diciamo, percorso preso a livello lavorativo è cominciato circa nel 2017. Forse 2018, non ricordo bene perché ragazzi comunque l'età avanza, sapete com'è, anch'io posso avere problemi di memoria. Ma sicuramente tra di voi qualcuno che c'era in quel periodo c'è anche in questo momento e io ve ne sono grato ragazzi. Prima di cominciare qualunque cosa io volevo dirvi che vi voglio bene. Chiunque voi siate io vi voglio bene perché sono stati degli anni fantastici e mi avete regalato delle emozioni uniche. Ma cos'è che in me ha scatenato questa scintilla? Cos'è che mi ha fatto partire, accendere la videocamera e pensare: Vito, dai, stasera facciamo questo video, stanotte, anzi stamattina, perché ragazzi sono quasi le 5 del mattino e io mi ritrovo qui. Guardate che occhi che ho, sono praticamente affossati perché non dormo da 2 giorni. Mentre stavo scorrendo TikTok, perché sapete, ogni tanto mi capita la notte quando non prendo sonno di scorrere TikTok. Ecco, sicuramente voi siete più pratici di me, perché io non sono un esperto di trend, ragazzi, io non perdo tempo in queste cose, di solito mi limito soltanto a guardarle. Ecco, mentre stavo scorrendo, mi spunta quel classico trend che sicuramente avete già visto, con la musichetta drammatica, un'immagine iniziale, la scritta che annuncia sempre una seconda immagine. Ecco, in questo video, postato da un qualcuno che non so il nome, spunta la classica frase: ma voi vi ricordate di questo youtuber puntini puntini? Ora non ricordo con esattezza, però se lo cercate sicuramente lo trovate. Ecco, per curiosità vado a scorrere praticamente sulla seconda foto e spunta il mio bel faccione. Ragazzi, questo qui che c'è praticamente come immagine sul canale mi spunta praticamente sotto quel TikTok. La cosa paradossale è che questo video è andato virale, cioè praticamente ragazzi ha fatto il panico, ha cominciato ad accumulare visualizzazioni, commenti, mi piace, gente che salvava e condivideva il video. Pensate che quel video fa addirittura più visualizzazioni, mi piace, robe varie dei miei video stessi. Cioè, chiunque tu sia, hai utilizzato la mia faccia e sei stato un genio perché sei riuscito a fare un botto di visualizzazioni. Pensa che non ci riesco nemmeno io che c'ho la mia faccia. È assurdo avere la mia faccia e non saperla sfruttare. Ora, scherzi a parte, chiunque tu sia, grazie per avermi pensato, ti voglio bene e ti mando un abbraccio. La cosa che mi ha fatto riflettere, la cosa che mi ha anche rattristito, sono stati alcuni commenti, perché ragazzi dovete sapere che io sono una persona che spesso e volentieri mi limito a leggere
tanti commenti, non dico tutti, ma tanti, perché voglio capire appunto i feedback, voglio capire cosa pensa la gente di me, voglio capire cosa c'è nella vostra testolina. E scorrendo questi commenti, ragazzi, che prima erano 200, poi sono diventati 300, ora addirittura guardando mentre sto registrando questo video, erano più di 900 commenti. Ecco, appunto, alcuni commenti mi hanno fatto scendere la lacrimuccia, ragazzi, non mi nego che ho letto alcune cose, ho fatto anche degli screen e adesso ve li vado a leggere. Alcuni commenti mi hanno strappato la lacrimuccia, siete stati fantastici, avete speso delle belle parole per me e io, ragazzi, veramente mi avete emozionato, perché YouTube per me è nato così, è nato come un gioco, è nato per avere una mia vetrina e per essere ascoltato ed apprezzato. Ci sono riuscito bene? E quindi, ragazzi, non ce la faccio a parlare, cioè, è pesante, ragazzi, anche un vichingo, diciamo, come me, insomma, ogni tanto si può emozionare. Ora, non sto qui a farvi la lacrimuccia, perché sarebbe imbarazzante per un re dei vichinghi, no? Quindi mi devo calmare e poi riattacco. Ecco, dicevo, alcuni commenti mi hanno veramente fatto un piacere enorme e di questi commenti, ragazzi, ce n'erano tanti, tipo: Vito, sei stata la mia infanzia, sei stato il migliore, ti seguivo sempre, eri il mio preferito. Insomma, ragazzi, questi commenti veramente per me, ci sono alcuni gioielli che poi vi vado a leggere, perché veramente mi avete emozionato tantissimo. Invece, al contrario, altri commenti mi hanno aperto una ferita. Non ve lo so spiegare, ragazzi, erano talmente banali, perché non parliamo di offese, ragazzi, io fortunatamente ho una community molto bella. Mi hanno ferito, ma non appunto perché sono commenti cattivi, semplicemente perché le cose che venivano dette in questi commenti non mi sono piaciute. E io ora voglio assolutissimamente parlarne con voi, perché, ragazzi, ho bisogno di dire questa cosa, perché tenersi le cose dentro spesso non aiuta, anzi ti distrugge ancora di più. Ecco perché voglio darvi anche un consiglio: se avete un problema, questo a prescindere da tutto, parlatene sempre con qualcuno, perché quella cosa poi dentro coltiva, cresce, pianta delle radici e con l'andare del tempo vi fa anche del male. Ragazzi, ci tengo a chiarire una cosa importantissima. Nella vita, in una carriera soprattutto professionale di qualunque attore, qualunque conduttore, qualunque cantante e anche per noi youtuber, esiste il cosiddetto periodo che voi stessi mi avete insegnato, si chiama prime. Ecco, utilizziamo un termine inglese, il prime. Cos'è questo periodo prime? È il momento più alto della tua carriera. E sicuramente, se parliamo di YouTube, posso dire che il mio prime assoluto è stato tra il 2019 e il 2021. Sono stati due anni fantastici, ero praticamente sempre sparato a botto. I miei video facevano milioni di visualizzazioni, ero super visto, ho pubblicato un libro, ho fatto delle canzoni, la gente mi amava, mi distruggeva di selfie. Però, non è che ora questa cosa non succede, semplicemente il mio prime si è abbassato. Perché, ragazzi, nella vita non esiste un artista che sta sempre sulla cresta dell'onda, è veramente difficile, è un caso ultra raro. Pensate che la stessa Rihanna, una pop star a livello mondiale, che prima era praticamente la numero uno in tutto, adesso non è più la numero uno, perché magari c'è Dua Lipa. Ecco, per farvi degli esempi stupidi. Ovviamente, ragazzi, io magari avessi la fama della nostra Rihanna, anzi, se mi vuoi adottare Rihanna, io sono qui. Cioè, adottami e mi fai fare prime di nuovo. Perché vi faccio questo discorso? Perché, ovviamente, ragazzi, è chiaro che gli stessi numeri che facevo una volta non li faccio più. Ma non sono l'unico youtuber ad aver avuto un calo. Tantissimi dei miei colleghi hanno avuto un calo. Magari il mio calo è stato drastico, ma lo è stato anche per altri youtuber. Ragazzi, la vita è una montagna russa. Pensate che si sale e si scende, si sale e si scende. Magari, chi lo sa, fra due anni il mio canale tornerà ad esplodere e tornerà ad esplodere un canale che non si sentiva da un pezzo. Dove voglio arrivare facendo questo ragionamento, ragazzi? Che i numeri, intesi come magari li vedete voi, non servono a niente, o comunque servono fino a un certo punto, ma ricordatevi che non sono tutto nella vita. Io, per esempio, a questa cosa non ci ho mai fatto caso, perché gli stessi video che facevo magari tre anni fa li continuo a fare proprio perché mi piace quello che faccio, a prescindere dai numeri che poi riesco ad ottenere. Certo, se un video mi esplode e mi fa più visualizzazioni, sicuramente la cosa mi può fare piacere, ma non è la cosa più importante per me.
La cosa più importante, sapete qual è? Oggi per esempio stavo al supermercato e un bambino praticamente mi ha visto da lontano e mi ha riconosciuto anche se stavo senza il cappello. Ora, a voi magari sembra uno scherzo, ma senza cappello, che per me ormai è iconico perché in tutti i miei video c'è sempre, quasi sempre, il cappello, quando un bambino mi riconosce senza il mio oggetto preferito, per me è un avvenimento perché si vede che quel bambino mi conosce abbastanza bene. Ecco, quello è il mio numero. È l'unico numero che osservo e che ammiro molto di più di un numero virtuale. Mia nonna diceva sempre che nella vita non importa la quantità, ma la qualità. E a me, ragazzi, interessa la qualità dei miei iscritti, la qualità della mia community. Anche se siete meno rispetto a prima, l'importante è che siete buoni. Perché alla fine, ragazzi, i fan passeggeri, cioè quelli che si iscrivono al canale, si guardano due video e poi magari non ti seguono più, ce li abbiamo avuti tutti. Ma chiedete a qualunque youtuber di YouTube Italia. È la stessa identica cosa, tutti abbiamo praticamente un iscritto che magari si iscrive e poi non si guarda più i video. È una cosa chiara e precisa, non ve la devo spiegare. Chiarito questo argomento numeri e robe varie, volevo passare alla cosa che mi ha ferito particolarmente, perché poi questa cosa è lo specchio di un'altra. Come dicevo prima, alcuni commenti sotto quel video mi hanno sicuramente fatto del male. E adesso io ve ne vado a leggere alcuni. Perché sapete qual è la cosa paranormale? Sotto quel video di TikTok, che non apparteneva nemmeno al mio profilo, ma a un altro profilo, si è scatenato una specie di dibattito. Ma Vito Bellavita che fine ha fatto? Ma è vivo? Ragazzi, forse voi non ci crederete, ma io ho dovuto leggere dei commenti in cui la gente chiedeva se stavo bene, cioè se ero vivo. Ho letto commenti del tipo, ma fa ancora i video su YouTube? Oddio, ma che fine ha fatto? Io adesso vi voglio leggere alcuni commenti che ho salvato, ma credetemi, ce ne sono veramente tantissimi, ho perso anche il conto. Per esempio, questo utente scrive, perché non fa più video? E un altro utente di nome Rosy risponde, li fa. A quel punto arriva un altro utente ancora, un terzo utente, che risponde, no, è che è cambiato. Ragazzi, questo, a mio parere, è stato il commento che mi ha più ferito. È cambiato. Perché io potevo accettare qualunque cosa, io potevo accettare che magari i miei video potrebbero anche non piacerti più, o che i miei video sono troppo lunghi o troppo corti, o magari non ti piace più il contenuto che faccio nella natura. Ma sentirmi dire è cambiato, ecco, quello sinceramente mi ha fatto del male. Adesso fate attenzione perché rientro in una categoria che spesso vado a leggere anche sotto i miei video YouTube. Questo utente mi scrive, Manu è cambiato tantissimo, non sapete quanti ne ho letti di questi commenti in questi ultimi anni. Ma ragazzi, ma secondo voi un essere umano, no? Non cambia nel corso del tempo? Manu ha cominciato a fare video con me che aveva 5 anni. Quando ha cominciato con me aveva ancora i dentini da latte. Adesso è normale che avendo 11 anni qualcosa è cambiato. È cambiato il suo viso, è cambiato il suo modo di portare i capelli. Ragazzi, mi sembra anche banale doverlo spiegare. Nella vita si cambia, anche voi siete cambiati. Se andate a vedere delle vostre foto di 5 anni fa, è normale che non siete uguali, ma pure io sono cambiato esteticamente. Perché se andate a vedere alcuni video miei, magari avevo la barba più corta, avevo ancora il ciuffettino in testa, adesso non ho più i capelli, ma cosa vuoi che sia? Ma anche il modo di parlare, cioè cambia anche il timbro di voce. È normale, ragazzi, Manu era un bambino quando ha cominciato con me, quindi leggere questi commenti, sinceramente, lo trovo assurdo. Perché voi stessi dovreste anche capire che nella vita si cambia, soprattutto Manu, che comunque ha cominciato che era un bambino. Eccone un altro, ma non fa più video. Ora, la cosa che mi fa più male è proprio questa. Siamo nel 2024, abbiamo uno strumento incredibile che si chiama internet. Ci state magari dalla mattina alla sera e cercatela qualunque. Se avete un dubbio, se volete cercare una ricetta, dovete fare un problema a scuola, cercatela qualunque su questo sistema chiamato internet. Ma dico io, no? Che fine ha fatto Vito Bellavita? Basta scrivere su Google o su YouTube Vito Bellavita. E magari correte a vedere quando ho pubblicato l'ultimo video e state tranquilli che vi uscirà qualcosa di recente perché posto più video di quelli che magari postavo 2, 3, 4 anni fa.
E vi fate un'idea, non ha senso chiedere nei commenti di un video di un altro utente che fine ha fatto Vito Bellavita, cioè mi sembra surreale. Ragazzi, sono vivo, sto bene, non sono mai stato più vivo di così. Infatti quest'altro utente di nome Alfa, non lo so se sei il cantante, in ogni caso mi ha fatto piacere, scrive: ma non è successo niente, 5 giorni fa ha fatto un TikTok, cioè per farvi capire Alfa ci è arrivato. Bravo Alfa! Ecco, qui ci sono altri commenti. Vito, ma che ti è successo? Perché eri, sei e sarai sempre la mia infanzia. Grazie tesoro, ti voglio bene per aver detto questa cosa, anche perché ragazzi spesso e volentieri mi capita di leggere: Vito, eri la mia infanzia. Ma come eri la mia infanzia? Perché ora non lo sono più. Hai cambiato dimensione? Hai cambiato il tuo personaggio? Ti sei sdoppiata? Perdonatemi, ma alcune volte mi viene da ridere, anzi questi sono i commenti più belli, fatemelo dire. Ecco, un'altra persona che scrive: chi spiega cos'è successo? Ma cosa deve succedere? Semplicemente, magari non seguite più i miei video da un po' di tempo e quindi non sapete che fine ho fatto. Ma basta fare una ricerca sul mio canale e vedrete che l'ultimo video risale a 2-3 giorni fa. La cosa più divertente di tutto questo è che io questo TikTok l'ho commentato e ho ricevuto tantissime risposte sotto il mio stesso commento e l'ho addirittura ripostato sul mio profilo TikTok. Infatti alcuni utenti se ne sono accorti e hanno scritto tipo: il suo repost con la lacrimuccia. Raga, ha ripubblicato, quindi vuol dire che sta bene? E certo che sto bene, oh! Ma che mi volete morto? Ovviamente non sono mancati i commenti a persone che hanno fatto parte della mia vita professionale, come tipo Alessio, mio cugino. Ma Alessio non fa più video, ragazzi, ve l'ho già spiegato milioni di volte. Alessio non fa più video per scelta. Nessuno l'ha obbligato, nessuno gli ha detto niente. La sua vita la gestisce lui, ormai è grande, adesso sta finendo gli studi, diventa maggiorenne, vuole cercare un lavoro, vuole fare qualcosa che magari gli piace di più di fare i video. Anche lui ha cominciato con me quando era più piccolo, quindi è chiaro che nella vita si cambia, come dicevo prima, cambiano le preferenze, cambiano gli hobby, le passioni, e quindi giustamente se non vuole fare più video, cosa ci posso fare io? Ragazzi, io non escludo, per esempio, che magari tra qualche anno anche Manu potrebbe non voler fare più video, perché adesso ha 11 anni e magari li vuole fare. Ma più avanti Manu potrebbe dirmi: Vito, senti, io non mi trovo più a mio agio. Voglio fare altro, voglio giocare a tennis, voglio portare le macchine da corsa. Questo cosa significa? Che perderò alcuni utenti? Cosa ci posso fare io? Ragazzi, ci rifacciamo al discorso che ho fatto all'inizio di questo video. Preferisco avere meno persone che mi vogliono bene a prescindere da tutto e che guarderanno sempre i miei video, anche se dovessi un giorno ritrovarmi io insieme a questo cappello. Oppure addirittura senza il cappello, io da solo, con la testa di cocco. Quelli per me sono i fan più belli, sono le persone che amo e che amerò per sempre, sono persone che rimarranno qui, nel mio cuore. Perché ragazzi, nella vita si dice: chi mi ama mi segue, e mi segue a prescindere da tutto. Ovviamente ragazzi, in tutto questo mare di commenti ce ne sono stati ovviamente tipo il 90-95%, a parte qualche commento diciamo che vi ho citato prima, che mi hanno veramente fatto ridere, emozionare, e adesso lasciamo spazio a questi commenti. Io lo amavo e lo amo ancora, ma io ti voglio bene proprio all'ennesima potenza, chiunque tu sia. Chi si ricorda di Granny Jason? Oh, la mia infanzia, il re dei vichinghi con annesso cuoricino verde. Ha sempre avuto un cuore d'oro. Gli voglio un mondo di bene. Ragazzi, questo veramente mi fa emozionare anche leggerlo tramite uno screen. Grazie, veramente. Grazie di cuore. Sentite quanto è bello questo. YouTuber di cui non mi sono mai pentita di seguire. Questo per me, ragazzi, è un commento stupendo, perché ci sono persone che magari rinnegano il passato, rinnegano i propri gusti, e questo significa che lei non ha rinnegato i propri gusti. Quindi è qualcosa di fantastico, cioè grazie. Io lo vedo ancora! Grazie, ti voglio bene ancora e all'infinito. Mia mamma mi faceva vedere solo quello e io ero felice, e ancora oggi, quando guardo i suoi video, sorrido. Questo veramente, ragazzi, è stata tipo una fitta, una lama che praticamente mi ha oltrepassato il cuore. È veramente bello sapere che oltre magari ai bambini,
Anche i genitori magari spronavano i propri figli a guardare i miei video. Per me è veramente bello, quindi non finirò mai di ringraziare voi e anche i vostri genitori che vi hanno permesso sempre di guardare i miei video. Ovviamente prima studiate, fate i compiti, mi raccomando, è molto più importante. Sarò sempre un suo vichingo. Vito, ti amo. Tanto lob per te, tantissimo. Giulia scrive: non sto piangendo, mi è solo entrato un Vito Bella Vita nell'occhio. Questo veramente mi ha fatto ridere. Grazie Giulia, spero di non averti fatto male all'occhio. E ovviamente ragazzi ce n'erano a centinaia, cuoricini, ma se volete farvi un'idea, il video lo trovate su TikTok, nemmeno ve lo posto, anche perché ragazzi, insomma, voglio fare un video così abbastanza improvvisato. Recuperatelo e andatemi pure a lasciare un commentino. Anche se vi dico la verità, mi farebbe piacere sapere qui sotto cosa ne pensate. So che mi sono dilungato un po' troppo. Se siete arrivati fino a qui, ragazzi, sappiate che vi voglio un mondo di bene. Dimenticavo il commento più bello dell'anno, secondo me. La cucaraccia, la cucaraccia, la cucaraccia tutto il giorno. Ecco, non so chi tu sia, però devi sapere che mi hai fatto ridere tantissimo, però ci tengo a precisare che non era la cucaraccia, ma la Macarena. Sicuramente ti riferivi a quella. Ecco, dopo tutto quello che avevo letto, questo commento mi ha strappato un grande sorriso. Grazie anche a te. Una piccola riflessione finale prima di salutarvi. Quando mi sento dire Vito, sei cambiato? Vito, ma sei cambiato? Volevo invitarvi a fare una riflessione personale. Ma è probabile che non sono io ad essere cambiato e magari siete stati voi ad aver cambiato le vostre abitudini, le vostre passioni, ad essere cresciuti. Vi siete mai fatti questa domanda? Ecco, non voglio essere presuntuoso, però ragazzi, io ormai ho ben chiaro e so quello che voglio per la mia vita. Voi sicuramente avete ancora una vita enorme davanti. E farete cambi di programma non una volta ma 100 volte. E vi auguro che questi cambi di programmi vi portano sempre a qualcosa di buono. Però ragazzi, per favore, non mi dite che sono cambiato. Perché io sono sempre lo stesso. E se mai dovessi cambiare, spero di farlo sempre in meglio. Per quanto riguarda voi, ovviamente ragazzi, come dicevo prima, cambierete strada, opinioni, gusti tantissime volte. Ed è giusto così. Sbagliate, imparate, create qualcosa di nuovo, fate tutto quello che volete fare nella vostra vita, purché sia sano. E ricordatevi una cosa importante: quando vi andrà in qualunque momento della vostra vita di rivivere la vostra infanzia e soprattutto di creare un futuro ancora più bello della vostra infanzia, insieme a me, sappiate che qui la casa dei vichinghi è sempre aperta. E ricordatevi che il vostro vichingo, il vostro re dei vichinghi, è uno dei pochi youtuber ad essere sempre in continua evoluzione. Eh sì, perché ragazzi, adesso me la devo tirare un pochino, eh. Sono l'unico youtuber che fa una valanga di cose diverse. Vi ho portato i gameplay, i video nella natura, i video horror, le challenge, i vlog, i posti belli, i monumenti, le ricette per far innamorare, i video di magia, le scommesse, magia a domicilio. Ho creato talmente tante di quelle serie qui su YouTube, veramente si perde il conto. E magia a domicilio, ancora oggi, è una mia chicca. Creata da me. Trovatemi uno youtuber che andava a casa dei fan a fare le magie, eh? Trovatemelo voi. Scherzi a parte, ragazzi, mi piace ogni tanto ripercorrere anche insieme a voi in maniera scherzosa tutto quello che ho fatto e vado fiero di questo. Il nostro cammino non finisce qui, anzi, sarà ancora più bello di prima, perché dobbiamo ancora correre, dobbiamo arrivare a questo prime del prime del prime. Quindi ricordatevi che ho sempre bisogno di voi. Insieme possiamo farcela, possiamo distruggere chiunque. Vi voglio un mondo di bene, sicuramente dopo questo video andrò a dormire, adesso mi sento un po' meglio, ci rivediamo ad un prossimo video e ciao!